Si tratta di un problema che in qualche modo va affrontato con una certa determinazione, perché non dobbiamo attendere che nel tempo succedano episodi per i quali poi successivamente la statale 28 possa essere chiusa totalmente ai mezzi autoarticolati. Quindi occorre affrontare il problema con una certa disponibilità, considerazione e soprattutto volontà di risolvere questo problema. Un discorso sono le aziende che hanno una necessità e che vivono il territorio, sia nel Monregalese, quindi nella zona di Ceva o di Mondovì, così come la provincia di Imperia, ma non può essere questa strada aperta totalmente da qualsiasi mezzo proveniente anche da altre nazioni, quali dalla Francia, dalla Spagna, dal Portogallo. Quindi in un certo momento è un problema che comunque sia così non può restare. Oggi è in piedi una ordinanza, tra l'altro che passa di lì non autorizzato, corre veramente dei seri problemi e ha gravi responsabilità.